L'isola dei famosi, Francesco Monte a Verissimo, la confessione sulla marijuana. Gossip Isola dei famosi 2018, Francesco Monte ospite in TV a Verissimo per la prima volta. Francesco Monte rompe il muro del silenzio e dopo lo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018, video, ha deciso di concedere la sua prima intervista pubblica in televisione alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Sabato 10 febbraio nel corso della nuova puntata del talk show condotto dalla Toffanin su Canale 5 vedremo che il primo super ospite della settimana sarà proprio Francesco Monte che ha scelto la trasmissione del sabato pomeriggio per fare chiarezza una volta per tutte su quello che sarebbe successo in Honduras. Francesco Monte torna in TV dopo lo scandalo droga all'Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse, infatti, Francesco Monte è stato accusato da Eva Enger di aver comprato e fumato marijuana, video virgola nei giorni in cui sono stati in Honduras prima di sbarcare sulla spiaggia del reality show. Affermazioni molto pesanti che hanno indotto Monte ad abbandonare il cancelletto Isola dei Famosi alla terza puntata per tornare in Italia e affrontare in prima persona questa delicata e intricata vicenda che lo sta facendo molto soffrire. Nel corso dell'intervista a Verissimo, infatti, Francesco ha confessato che in questo momento il suo stato d'animo non è dei migliori, aggiungendo che tutto si aspettava tranne che questa avventura all'isola potesse andare in questo modo, anche perché erano diversi anni che sognava di poter approdare nel cast del fortunato reality show di Canale 5. A proposito dello scandalo droga portato alla luce da Eva Enger in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 e in Prime Time, Francesco Monte non ha dubbi nel dire che è stato un attacco personale che la concorrente avrebbe fatto nei suoi confronti, forse perché non digerì il fatto che Monte l'aveva nominata al primo turno mandandola subito in nomination? Chissà. Le dichiarazioni di Francesco Monte a Verissimo. Sta di fatto che Francesco Monte a distanza di qualche giorno dal suo ritorno in Italia si dice sicuro e tranquillo, perché sa benissimo di avere la coscienza a posto e quindi di non aver fumato marijuana così come ha rivelato Eva Enger in diretta televisiva all'Isola dei Famosi. Francesco ha smentito categoricamente le accuse della Enger, affermando di non aver mai fumato marijuana e che nella sua vita ha sempre e solo fumato il tabacco. Io fumo il tabacco per questo motivo rollo le sigarette ed è quello, niente di più niente di meno. Poi è normale che se una persona vede questa foto può scambiarla per un'altra cosa, ha dichiarato l'ex naufrago.